Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi parleremo di uno spunto molto interessante a mio parere, dato che è uscito un nuovo trailer di Super Dragon Ball Heroes che riguarda la Universe Mission 2, ovvero una serie di missioni, di eventi, che riguarda l'arco narrativo del Prison Planet Saga. Praticamente una saga dove fu imprigionata dei pianeti e succedono tante robe, ma di questo ne parleremo dopo. Il trailer in sé è molto interessante, dato che si vede un personaggio che sarebbe veramente molto bello vedere canonico e reso magari un personaggio principale in Dragon Ball Super. Perché dico questo? Perché parlo di Dragon Ball Super quando si parla di Dragon Ball Heroes? Più e più volte ci è stato spoilerato qualcosa attraverso Dragon Ball Heroes, dato che, ad esempio, ci è stato fatto vedere mezzo Zamasu, se non ricordo male, ci è stato fatto vedere che Goku e Freezer avrebbero affrontato Jiren nello scontro finale, ovviamente nel Torneo del Potere. Quindi magari questa saga del Prison Planet potrebbe essere abbastanza verosimile all'interno di Super, perché prima di tutto sarebbe comunque una dea nuova, cioè un nuovo nemico come fu sarebbe molto interessante. Poi comunque il ritorno di Trunks, che è un personaggio che è abbastanza adorato dai fan, sarebbe molto interessante. Quindi probabilmente questa saga potrebbe accadere in Dragon Ball Super. A supporto di questa tesi, se così possiamo dire, c'è pure il fatto che tempo fa uscirono delle scan che parlavano di un nemico dal futuro, comunque di una minaccia proveniente proprio da Trunks del futuro. E quindi questa minaccia potrebbe riguardare proprio questa saga. Ma cosa succede in questa saga di preciso? Allora, per farla breve, Trunks del futuro e Mai ritornano nella linea temporale del presente, utilizzando ovviamente la macchina del tempo. Trunks si allena con Goku e con Vegeta nel pianeta di Whis. Nel frattempo Shin, Mai mangiano insieme a Beerus e Whis. Da un'altra parte però Fu raccoglie le sfere del drago e fa un desiderio. Quindi un misterioso Saiyan con dei capelli lunghi e degli occhi bianchi compare e si potenzia. È quel personaggio praticamente che si vede con quell'armatura molto strana che sembra imprigionato, che si vede nei trailer, che io penso che, dato che assomiglia molto a Charlotte di Dragon Ball Legends, ora che ci penso potrebbe essere tranquillamente o il personaggio del film oppure Charlotte stesso. Sinceramente non lo so chi potrebbe essere il suo personaggio, però potrebbe avere qualcosa di veramente importante da nascondere. Comunque, all'improvviso Trunks del futuro scompare e viene imprigionato nel Prison Planet. Mai chiede a Goku e Vegeta di aiutarli e compare Fu, che dice appunto che li avrebbe aiutati dato che è un amico di Trunks e conosce appunto il Prison Planet. Il gruppo raggiunge questo Prison Planet e arriva su Babari, il pianeta dell'universo 10 dove appunto Zamasu e Gowasu osservano le specie primitive affrontarsi in una guerra praticamente, e questo appunto fa parte di uno dei pianeti imprigionati. Quindi Fu dice che nel manga ovviamente che è il tempo di iniziare l'esperimento. Cooler, attenzione Cooler, libera Trunks del futuro dalla prigione e gli dice di seguirlo. Goku, Vegeta e Futur Mai, ovvero Mai del futuro, incontrano Goku Xeno. Chi è Goku Xeno? È un Goku molto particolare che ha affrontato degli eventi diversi, ha affrontato la linea temporale dell'OGT, ma non quella di Super. Quindi è potente, sì, ma non quanto il Goku che conosciamo, dato che non ha sbloccato il Super Saiyan Blue, il Ki divino però lo ha. Dato che durante un rito per potenziarsi ha temporaneamente ottenuto il Beyond God. Infatti ora è molto potente Goku Xeno, ma non a livello di Goku Blue, attenzione. E niente, quindi c'è questo scontro tra questi due Goku, dato che i due realizzano che hanno entrambi delle forme che uno non conosce e l'altro invece sì, e viceversa. E quindi i due si affrontano, uno in Super Saiyan Blue e l'altro in Super Saiyan 4. Successivamente Vegeta nota un Ki oscuro malvagio, che sarebbe quel Saiyan imprigionato. Poi, vabbè, succedono diversi avvenimenti. Ovviamente poi si vede comunque Bit comparire in Dragon Ball Heroes, dato che è l'avatar del nostro personaggio. Ci sono diversi scontri e poi nel trailer succede qualcosa. Ovvero, cosa succede? Semplicemente compare la squadra di Bojack, dato che, per farla breve, i nostri guerrieri per liberare i pianeti devono ottenere delle sfere del drago speciali, ottenute dai prigionieri. Tra questi prigionieri apparentemente c'è appunto la squadra di Bojack e, se non ho capito male, forse pure Goku Xeno, o comunque lui ha delle sfere speciali, quindi sinceramente questa cosa non l'ho capita bene. La cosa importante comunque è che
durante il trailer notiamo uno scontro tra Goku e company contro la squadra di Bojack. Successivamente, cos'è che succede? Goku evita un colpo di Koku, che sarebbe il tipo con la spada della squadra di Bojack, e nel frattempo che il tipo si avvicina a Goku, viene colpito da una sfera dell'aura di Trunks. Dietro Trunks si nota appunto un personaggio, ovvero Cooler. Voi potreste dire, vabbè, ma Cooler magari vuole tendere una trappola a Trunks? È un nemico? No, dato che è tranquillamente a braccia concerte insieme a Trunks, e appena si vede quel chi oscuro si gira insieme ai nostri guerrieri, quindi si presume che sia un alleato. Ora qua io dico, ma potrebbe esserci questa saga in Dragon Ball Super? Ovviamente ricordo che sono comunque delle teorie, delle supposizioni, di una discussione più che altro fatta da me, senza comunque un fondamento molto solido. Però comunque mi piace parlarne perché sarebbe veramente molto bello. Quindi probabilmente questa saga potrebbe comparire in Super, come ho già detto prima, e sarebbe un ottimo modo di rendere canonico Cooler. In un certo modo è stato reso pure canonico il Super Saiyan leggendario, quindi non vedo il motivo di non rendere canonico un personaggio come Cooler, soprattutto ora che comunque c'è stato il ritorno di Freezer. Magari Cooler, incuriosito dal ritorno di Freezer, diciamo, va alla ricerca del fratello, viene intrappolato da Fu. Sinceramente non lo so, però in qualche modo potrebbe arrivare sul Prison Planet, come ci arrivano i nostri eroi, e potrebbe allearsi con loro, o perché è effettivamente diventato buono, anche se mi sembra un po' una boiata, oppure semplicemente perché si vuole liberare da questa prigione e quindi deve collaborare con Goku e company. Mi sembra questa la cosa più plausibile. Magari ci sarà un'alleanza temporanea, come è successo durante il Torneo del Potere con Freezer, e sarebbe molto bella come cosa. Forse leggermente ripetitiva, però comunque sono due contesti completamente diversi, quindi ci starebbe un botto secondo me. Quindi sì, secondo me questa potrebbe essere una saga che riguarda magari Dragon Ball Super, quindi non solo Dragon Ball Heroes. Ripeto che sono delle supposizioni, è una semplice discussione perché magari poi c'è qualcuno che mi rompe il cazzo nei commenti. Però niente, ecco, semplicemente il succo del video è che secondo me potrebbe esserci una saga nuova in Dragon Ball Super che riguarderà questo. Vi ricordo che il manga continuerà, quindi probabilmente vedremo nuove storie a breve. E sì, sta saga mi sembra molto interessante e non vedo l'ora di vederla continuata appunto in Dragon Ball Heroes. E niente ragazzi, questo video termina qua. Ovviamente fatemi sapere la vostra riguardo questa comparsa probabile di Cooler in Dragon Ball Super. Secondo voi se è una buona idea questa saga, se vi piace, se non vi piace, cosa ne pensate di Fu, insomma ditemi un po' i vostri pareri riguardo al video, ecco. Io vi invito a lasciare un mi piace al video, a commentarlo, a condividerlo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram, che vi ricordo ce n'è uno nuovo, quindi se eravate già nel vecchio gruppo dovete rientrare di nuovo, dato che appunto ne ho creato uno nuovo, dato che c'erano un po' di utenti inattivi nel gruppo vecchio, ho deciso di fare un gruppo con nuove iniziative e nuove robe. Quindi sì, semplicemente tenetevi pronti, entrate nel gruppo Telegram che trovate qua sotto in descrizione, potrete vincere delle mod. C'è pure un nuovo gruppo Discord che sarà molto più attivo, tranquillamente potrete parlare italiano, non come in quello vecchio che era organizzato veramente molto male. Se sarete molto attivi riceverete ogni mese o comunque abbastanza frequentemente delle mod gratis. È l'unico modo di ottenere le mie mod gratis, dato che vi ricordo che c'è solamente il mio pacchetto Super Multiverse che costa un dollaro, ovvero tipo 80 centesimi, quindi neanche tanto. E trovate sempre il link in descrizione. E niente ragazzi, diciamo che queste sono un po' le varie novità del canale. Inoltre il pacchetto a breve verrà aggiornato con delle nuove trasformazioni per il CAC e nuove robe. E niente ragazzi, se volete seguitemi pure su Instagram e mettete like alla pagina Facebook. E noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella.